Ciao a tutte ragazze, oggi super spesa Lidl, alimentari, non alimentari, vestiario, outfit indossati, quindi seguitemi, seguitemi attentamente tutto il video perché poi ci saranno delle novità che volevo dirvi. Allora, partiamo subitissimo, partiamo prima con gli alimentari, ho un po' di roba davanti, sotto e dietro, qui mi sono apparecchiata. Così spero di trovare le cose più facilmente. Vado in ordine con lo scontrino. Ho preso per Angelica il latte al cioccolato. Eccolo qui, quello che mi vedete tutte le sante volte comprare. Noi non lo beviamo al mattino come colazione, ma lo portiamo in giro quando usciamo dalla piscina, quando facciamo con la merendina fuori casa, quando ci pare. Poi, 99 centesimi, 3 brick. Poi latte intero bio a 1,19 euro, questo qui non c'era il solito latte che prendo di solito, il che è molto strano perché è anche lunedì, comunque va bene. Latte intero bio della latteria, solo latte italiano, 1,19 euro. Poi ho preso, scusatemi, devo allungare perché l'ho messo qui, è pesante, è pesantissimo. Ho preso Bio Presto detersivo lavatrice, 4,79 euro. Sono però 50 lavaggi, qua dice, vediamo se trovo gli ml, sono 2 litri e mezzo ed è quello per tutte le miglior rimozione delle macchie, tutte le macchie tra cui grasso, grasse, proteiche, colorate, prodotte in Italia, 50 lavaggi, anche un pochino di più. Non ho sentito l'odore, adesso lo sentiamo. Comunque 4,79 l'1 litro e mezzo è buono, al solito odore. Del Bio Presto, profumo di pulito, non sa da me da né a te, nel senso che non è che abbia un odore predominante, ma il prezzo era buono, l'ho voluto prendere. Poi Nestlé LC1, ho preso questi, io nel volantino mi sembra di non averli visti, poi magari, sai, andando un po' velocemente, ho preso questi LC1 qua, costano solo 2,89 euro, è buono il prezzo perché sono 12. Contengono vitamine B6 che aiuta a ridurre la stanchezza e la fatica, sono nel gusto multifrutti, almeno io ho visto solo questo nel mio Lidl e sono per chi facesse una dieta glutammata, sono senza glutine se vi interessa la cosa. Poi Safari Zebra, il Safari Zebra, oggi sono carica ragazze, ho 7.000 cose da fare, ma veramente 7.000. Quindi cerco di essere veloce, ma non troppo, come mi ha detto una ragazza, che sembra che sono di fretta. È vero, in un certo senso, però non voglio neanche annoiarvi. Lo yogurtino Safari, al solito noi prendiamo quelli piccoli, o questi, o quella budina al latte con le macchie, che marca è, non mi ricordo, ciocco vaniglia. Ho preso cacao e panna budino zebra della Milbona, questo costa 1,45 euro. Poi ho preso la solita bevanda alla mandorla bio, questa qui, sempre di Milbona. Non mi sono azzardata a prendere le bevande al latte di Granarolo. Tanto tutte le volte che vado in cassa mi dicono che non me lo possono vendere. Mi sono un po' anche rotta le palle, scusatemi il termine, e quindi questa volta ho deciso di non prenderlo. Poi in offerta per la settimana XXL c'era l'Asiago, eccolo qua, a 2,89 euro. Non mi ricordo il prezzo pieno. Però è bello grande. Io di solito ho il problema che l'Asiago lo apro perché mi piace metterlo nella piadina. Però dopo a mangiarlo così mi stanca e quindi rimane in frigo quando mi dico c'è l'Asiago da finire, è vero? Lo tiro fuori, c'ha la muffa. E quindi ho deciso che se riesco a tagliarlo, voglio fare a metà con mia mamma. So che andrebbe tagliato per così, ma a questo punto farò taglio per così perché non è, non me lo aspettavo più grande, nonostante sia grande, perché qui c'è scritto 400 grammi, sì, no, questo è quello normale. Non mi ricordo. Aspettate col volantino qua che ci voglio guardare perché a me non mi, adesso che ci guardo per bene, non mi sembrava fosse da 400 grammi, mi sembrava più grande. Che stress! Adesso incominciamo, Aspettate che ho il volantino. Provo ad andare veloce. No, beh, perché adesso. Mi sembrava fosse 6 etti e qualcosa. Adesso non lo troverò mai, adesso che sto cercando di andare veloce. Sicuramente, anche perché vi dico la verità, io il volantino lo guardo quasi mai, però
proprio perché c'è la roba del Mitch, mi sa che se c'era era all'inizio. Non lo guardo mai perché faccio tutto tramite la app. Vabbè, adesso come vi dicevo non lo trovo. O che è la prossima settimana. No, non è la prossima settimana. Va bene. Aspettate che lo cerco, eh. Eccomi qui. No, praticamente sul volantino c'è scritto che costa 2,89, infatti io l'ho pagato 2,89, però 460 grammi la confezione, invece la confezione che ho comprato io è da 400, infatti qui dice 60 grammi di prodotto gratis, quindi me l'hanno fatto pagare il prezzo giusto, però l'Asiago non era XXL, ma era normale, quindi sconto. Scusate, ma no. Io queste cose non le capisco. Io cercavo anche tante cose che non ho trovato, quindi. E c'era anche una cosa che non mi piace assolutamente di questo Lidl, è che quando arrivi là, allora io sono arrivata più tardi del previsto perché abbiamo trovato una gran fila in entrata alla materna perché adesso provano la febbre i genitori e rispetto a come arrivavo presto, intendo prima. E niente, cioè praticamente c'è da perdersi un casino di tempo là fuori. Tra l'altro c'era anche un gran freddo, io per fortuna avevo messo il piumino. Vabbè, chiusa parentesi, in questo Lidl qui io arrivo e ci sono tutti i bancali, la buttate quello di su che la tipa sta mettendo su. Capito che devi fare il tuo lavoro, ma non possono fare quando è chiuso di mettere fuori la roba. Cioè, se io vengo a fare la spesa alle 8, aprite alle 8, vengo alle 8 e mezza per dirti, deve esserci già tutto fuori, secondo me. Non che io, allora, sono uscita alle 9 meno 10 sarò entrata, 8 e tre quarti, quindi, cioè, voglio dire, lasciamo perdere. Se vai tardi non trovi l'abbigliamento, se vai presto non trovi le offerte alimentari. Che due scatole, cioè sarebbe proprio da segnalare. Comunque, e quindi niente, l'Asiago l'ho pagato come lo dovevo pagare, ma tanto mi serviva, l'avrei preso comunque. Se lo prendevo in Coop l'avrei pagato molto di più, quindi va bene così. Poi ho preso la burrata in sfoglia, questa qua, 1,49 euro. Sì. I bastoncini Findus che adesso vado immediatamente a mettere nel freezer, interrompo un attimo il video, tanto per voi non cambia niente. Bastoncini Findus 3,19 euro, 15 bastoncini. Io ho qualche no, questo no, no, non poteva essere XXL, non sto pensando, ma volevo delle. Vabbè, 3,19 euro. Poi ho preso yoga, aspettate un attimo. Che cos'è questo qua yoga? Ah, questo qua. Voglio provare, dato che mia figlia beve solo il succo ACE della Coop, volevo fargli provare questo qui della yoga Optimum ACE. Oggi glielo faccio sentire, se le piace vado a farne scorta perché 1,39 euro 6 confezioni da 200 ml, io lo pago 1,09 euro, però sono 3. Quindi questo è molto più conveniente rispetto a quello della Coop, dovrebbe essere un buon marchio anche questo. Poi controllerò la quantità di frutta veramente contenuta, controllatelo sempre perché altri sono acqua e concentrati e basta. Vedremo insomma. Poi ho preso la pancetta dolce, vi faccio vedere anche questa così dopo vado a metterla in frigo. Pancetta dolce 1,19 euro perché quella a cubetti, perché cercavo lo speck a listarelle, ma non c'era. Eccomi qua. Allora, ho riposto in frigo le cose che andavano urgentemente in frigo. Mi servivano delle salviette, quindi ho preso queste qui della Lupilu. Questa volta ho preso le Comfort, l'altra volta ho preso, mi sembra le Sensitive si chiamino. Sono 80 salviette per 1,79 euro, un buon prezzo, non è proprio bassissimo, calcolando che ci trovano anche a volte in offerta da Tigotà 80, un prezzo un pochino più basso, però non mi dispiace, non le tengo in bagno a portata di mano per ogni evenienza. Poi, volete non prendere delle golosità per i due golosi di casa? Ho preso i Kinder cereali, questi qui, la confezione da 9, anche questo buonissimo prezzo 2,99 euro. Spesso li mangio anche io, i due colosi di casa sarebbero mia figlia e mio marito, però sinceramente a me non mi dispiacciono consumati al mattino insieme al latte. Magari prendo il latte vegetale e mi mangio uno di questi quando voglio fare colazione al volo. Poi dopo a metà mattina magari mangio uno yogurt, faccio la seconda colazione. Vabbè, poi ho comprato la borsa della spesa perché sono entrata senza sporte e non c'erano quelle, piuttosto di buttare tutto nel carrello per un 2 euro,
preso, cioè per 1,99 euro la sporta viene sempre utile. Poi Kinder Cioccolato per Angelica, ne mangia un quadratino, quelle mezzo, di queste barrette piccoline, ne mangia mezza la mattina dopo il latte, se non vuole altro. Invece stamattina ha mangiato le Kinder Cars, sapete quelle sfogliatine. Stamattina ha voluto quella lì, poi in realtà nella bustina ce ne sono due, ne ha mangiata mezza. Non mezza bustina, cioè sono due sfogliatine, una di una sfogliatina è mangiata mezza, ma lei la mattina le piace bere solo il latte, io gli aggiungo il cioccolato perché almeno sta un po' più piena, perché a volte lei poi quando arriva a scuola fa dovrebbe fare colazione, ma non la fa, beve solo l'acqua, a meno che mangia una galletta, mangia qualcosa, perché lei mangerebbe quello che hanno gli altri bambini, ma lei ha un menù per allergici e quindi purtroppo certe cose non gliele danno, e per fortuna anche. Poi gnocchetti tirolesi. Allora, volevo fare un esperimento con questi gnocchetti tirolesi. Solitamente io li faccio, vi do una dritta, poi fatemi sapere come li fate voi. Solitamente li faccio con la panna, lo speck e i funghi. Però li ho mangiati anche con i cubetti di pancetta e le olive taggiasche, un pochino di panna se vi va, se no allungate un po' d'acqua con del parmigiano, insomma. Un po' di ghi, Philadelphia, magari con un po' di parmigiano in mezzo, insomma lo potete fare in tanti modi, tirati in padella. Questi, una confezione molto grande, perché 600 grammi, magari la faccio, non credo che Angelica gli piaccia, non mi ricordo voi quando siete in due quanti ne fate, perché adesso io con la regola dell'XXL non vado un po' in tilt, a parte che io poi non sono schizzinosa, se avanzano piuttosto che buttarli via, li mangio la sera o li scaldo un po' con un goccino d'acqua per modo di non farli troppo stracuocere, però insomma buttarli via mi dispiace, quindi volevo magari dividere in due la confezione, ma dopo in due forse è poca, tre in due, boh, anche perché noi non abbiamo l'abitudine di mangiare il primo, il secondo, il dolce, il contorno, a tutto, e noi mangio, io di solito a pranzo mangio il primo e fine. Oh, e il sabato intendo, cioè qua a casa è capace che mi mangio una cosa al volo se non ho, se ho fretta, però normalmente a casa noi mangiamo solo il primo, poi eventualmente un po' di frutta o se ci va un po' di verdura, ma non mangiamo che il secondo, e a cena il secondo con col contorno, la frutta, così. Vabbè, chiusa parentesi, 1,29 euro la maxi confezione di gnocchetti sardi XXL. Poi c'era in offerta che io non lo sapevo, ne parlavo proprio ieri con mio marito che ieri sera abbiamo finite, le olive taggiasche. Ne ho prese tre confezioni, una, due e tre. Queste sono buonissime. Io olive taggiasche denocciolate, 180 grammi, costavano 1,29 euro invece di, non mi ricordo se 1,59 o 1,79, comunque un buono sconto su un prodotto che costa praticamente così poco, perché ho 180 grammi di prodotto, se lo comprate all'Ipercoop della Fiorfiore, che sono ottime anche quelle, ma dei prezzi veramente esorbitanti. Quindi ho fatto scorta, ne ho prese tre. Poi come alimentari, direi che vabbè, ho preso la focaccia, aspettate che così finiamo la questione alimentare. Questa focaccina qua 1,49 euro, costa abbastanza, però è pratica da tenere in casa o quando siete fuori casa che dovete mangiare al volo. C'è dentro del prosciutto cotto e del formaggio, io me la scaldo un po' nella pentola e poi mi mangio questa, poi un frutto, insomma, quando sono fuori casa mi piace anche un po'. No, ho altre cose alimentari. Avevo messo tutto sul banco sul rullo, diciamo, della cassa. Prima tutto l'alimentare, più dopo tutto il resto, così dico quando cerco lo scontrino, faccio prima, ma evidentemente la tipa mi ha scombussolato tutto. Vabbè, ho preso i biscotti, 49 centesimi, questi qua. Solmar, che deve essere una rimanenza della settimana spagnola. Non li avevo mai presi questi qua, di solito prendo quelli che assomigliano più al gran cereale, però questi per una volta ho detto proviamoli per 49 centesimi, li mescolo nella biscottiera, perché noi abbiamo l'abitudine di non di tenere i biscotti nel sacchetto, ma di rovesciarli dentro la biscottiera d'alluminio, una vecchia biscottiera che mi era stata regalata quando avevo acquistato le gocciole ovale, che sopra ha come si chiama? Non l'alligatore, insomma, l'alligatore, non mi viene il nome, ma dai, ma veramente, insomma, con la bocca aperta in 3D, cioè proprio in rilievo.
Esiste quando non vi viene la parola? Va bene, adesso quando non ci penso più vedete che mi verrà in mente. Poi, alimentare questi noccioli nel vestiario, ho ancora delle cosine, le avvicino un attimo. Le sfogliatine XXL a 1,59 euro, ho preso due confezioni di queste sfogliatine, ne ho prese due. Perché una l'ho presa anche per mia mamma che mi ha chiesto se ci vai, prendile 280 grammi di prodotto perché sono nella versione XXL e costano, come vi ho detto, 1,59 euro. Poi Kinder Brioche, ecco, queste più che altro le ho prese per Angelica, a volte le mangia, a volte non le mangia, io non ho ancora capito cosa le piace a sta figlia, però vabbè, vanno mangiate anche qui a casa da noi. Sono 10 Kinder Brioche fatte con latte 100% italiano e costano 2,89 euro. Credo che fosse il prezzo dello sconto. Triangolini di mais, questi qua che Angelica ne va matta perché a lei danno sempre nel dubbio che ci possa essere cetina di soia, la soia all'interno del pane della mensa. Anche in mensa gli danno le gallette di mais, di riso o di mais. E a lei piacciono molto queste qua con sale marino, questi triangolini sottilini, li mangia spesso anche come spezzafame, mentre magari preparo la cena, piuttosto che mi chieda della cioccolata o mi chieda del pane, che noi in casa abbiamo il pane e abbiamo solo quello da toast, o i grissini che sopra sopra sono magari un po' salati, gli do queste gallette triangolini, comunque a 59 centesimi si possono prendere tranquillamente. Poi c'era la settimana XXL anche per quanto riguarda le Kinder fetta al latte, sono 7 più 3 in omaggio, quindi 10 Kinder fetta al latte costano 2 euro e 29, quindi 2, 22, 23 praticamente centesimi l'una, super top, queste le mangio soprattutto io. Poi in offerta 1,69 euro le uova fresche, queste qua, della XXL Terra. 10 più 2 uova medie, sono 12, da gallina allevate a terra, italiana, categoria A. C'è qualcuno che smaltella là fuori? Sta urlando che... Cioè, stamattina ho un... Io non ho le orecchie a sventola, però stamattina ho le orecchie che mi escono da... Forse perché ieri li ho piastrati e oggi sono un po', scusate qua, le onde, dovrei anche fare la tinta. Insomma, ho bisogno di momento restauro. Questa settimana se ce la faccio, faccio anche quello. Queste uova qui, quindi vi ho detto, costano 1,69 euro 12 uova, meno di così. Ho speso parecchio in questa spesa perché ho preso tanta roba non alimentare. Però... quindi questo direi che ho fatto vedere tutto, tutte le cose che ho qui davanti, là, qui e là, sono tutte non alimentari. Allora, vi volevo dire la novità di questa settimana. Mi raccomando, seguitevi. La parola d'ordine è cuore rosso, cuoricino rosso. Adesso capirete cos'è. Dato che sapete, voglio fare un giveaway per Natale dove salvo lockdown, quindi che riesca ad andare in posta, per Natale, se riesco anche un po' prima, volevo fare una specie di giveaway. Sapete che il giveaway non può essere fatto. Quindi... qui su YouTube, cosa facciamo? Facciamo un esperimento di questo genere. L'ho visto, l'ho scopiazzato da un altro canale YouTube che mi ha dato questa idea. Io vorrei in ogni video darvi queste parole d'ordine, questi simbolini tipo, non so, questi non li dovete contare, tipo cuore rosso, stellina, non so, quadrifoglio, vi dico qualche cosa. Tipo i simbolini che trovate anche quando scrivete i commentini WhatsApp o i commenti qua sotto. E ogni video io magari non ne darò, non ne darò, oppure ne darò uno, ne darò più di uno all'inizio, alla fine, in mezzo al video, in modo da premiare le persone che mi seguono. Cosa succede? Succede che in ogni video, come ho fatto adesso, vi dirò un simbolino. Voi ve lo segnate, non lo scrivete sotto nei commenti, sennò le altre follower scopiazzano e non va bene. Dovete tenervelo scritto e in che video è, tipo Lidl, questo lo chiameremo video svuota la spesa Lidl alimentari, perché sono già 19 minuti e 36, quindi penso che il non alimentare lo metto nel video dopo.
Così li proviamo magari anche insieme gli abiti che ho preso e vi faccio vedere anche le cose non alimentari. E voi vi scrivete: Annalisa in questo video ha detto cuoricino rosso. Poi ogni video che ci sarà io darò un altro simbolo, poi in un certo momento, quando deciderò che è sufficiente, dirò stoppiamo i simbolini e poi lì si dovrà, vi dirò come fare a comunicarmi questi simbolini. Dobbiamo fare tutto al di fuori di YouTube perché se, i giveaway sapete non si possono fare, quindi non posso aprire un concorso, però voglio fare un regalino e dato che potrei scegliere anch'io, però ho piacere anche che voi mi seguiate e siate voi a dirmi, magari per me ci sono 10 persone che mi seguono assiduamente, queste 10 io ne estraggo una, non pubblicamente purtroppo perché il giveaway come ho detto non si può fare, tiro fuori questa persona e la premio, mentre vorrei che vi auto eliminaste da sole perché mi dispiace scegliere una persona sola e soprattutto mi dispiace non estrarla pubblicamente. Quindi facciamo così: voi adesso che il video è praticamente finito, vi scrivete il cuoricino rosso. L'ho nominato tante volte questo cuoricino rosso, ma per questo video vale una volta sola. La prossima volta può essere una stellina, un quadrifoglio, un uccellino, un quadratino, un cerchietto, non lo so quello che è. Per questa volta, solo questa volta, è uno e segnatevi un cuoricino rosso. E non scrivetelo qua sotto, lo ribadisco, ve lo tenete per voi, scritto da qualche parte. E andiamo avanti così nei video finché è tutto. Quando avrò finito, mi manderete, vi dirò come, mi comunicherete questa cosa e la persona che vincerà. Dopo decideremo che cosa avrà in palio. Pensavo, dato che visto che siete molto amanti delle skincare Lidl, di mettere dei prodotti delle varie linee. Quindi io giovedì, quando tornerò a fare la spesa Lidl, perché devo comprare delle cose che ci sono solo giovedì, inizierò a comprare, carpire, a prendere qualcosa della Vitamin Glow, qualcosa della linea all'asina, qualcosa della linea all'avena. Insomma, prenderò varie cose e poi dopo, quando saremo pronti, io in un video ve le farò vedere tutte e poi estrarremo. Niente, ragazze, devo stoppare perché sapete, mi registra solo fino a 23 minuti, non ho ancora sistemato questa cosa, quindi sapete, avete capito bene, segnatevi oggi il cuoricino rosso. Adesso vi registro subito il video dei capi indossati. E ci vediamo presto. Solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete i video sui fatti social se mi volete aiutare a crescere, seguitemi su Instagram, io sono Nemondolese76. Comunque qua sotto è scritto tutto nel box informazioni. Mi raccomando, seguite anche il prossimo video che vi farò vedere le cose non alimentari e anche le cose di abbigliamento indossate. Vi mando un bacio, alla prossima, mi raccomando, segnatevi tutto, state connesse.